questione dell'interesse per questi temi non sia, anzi non debba essere quella di fare paragoni, perché non è questo, non si possono proprio fare i paragoni, ma è l'opposto, cioè stiamo tutti in una barca e cerchiamo di capire tutti i sintomi che ci fanno capire dove questa barca sta andando, e cercando di fare il possibile per evitare che affondi anche definitivamente la barca nostra. In questo senso io penso che il giudizio su Macron è un giudizio che va dato un po' aperto, nel senso che sicuramente lui non fa parte, non ha il DNA del socialismo, ma mutatis mutandis non ce l'aveva neanche Delors, no? Però poi Delors, insomma, voglio dire, ha fatto delle cose grosse, importanti, magari le facesse quelle che ha fatto Delors, però insomma siamo in un momento in cui dobbiamo guardare a tutti quelli che possono evitare una deriva definitiva dell'Europa, fondamentalmente. Questa è la cosa più importante, visto che poi la vicenda italiana si avvia verso, io penso, più verso la farsa che verso la tragedia, ma questo è un altro discorso. Grazie Cesare. Prima di dare la parola a Rondello vorrei proseguire un attimo il ragionamento di Cesare, nel senso che va benissimo tutto il discorso che è stato fatto finora sulla insufficienza della risposta socialista, vado giù con l'accetta, alla globalizzazione, poi ci capiamo, la quale insufficienza ha determinato il rischio di congiunzione fra populismo e anarco Paolo parlava del rischio, ma insomma, e fin qui tutto bene, però io mi domando, questo rischio che non è rischio, ma che è in essere, come lo si contrasta se non con un'operazione alla Macron? Questa è la questione. Non mi pare. Sono drastico. No, io non do come unica. Io ho capito che oggi finisco in minoranza, ma questo è un altro discorso. No, però io voglio tenere conto che inevitabilmente la reazione tra 8 virgolette di sinistra alla deriva anarco eccetera e porterà la sinistra a essere più centrista di quanto non sia stata fino adesso. Non lo so, il punto è questo, io non lo so, non lo vedo. Rondello poi... Posso. Sono secoli che Amato è schierato la sinistra di Covatta, poi se non fa il bravo racconto il punto. No, ma Gigi si è scoperto sempre di più. Poi io invecchiando sto diventando sanamente reazionario. Rondello Poentini. Allora, ringrazio innanzitutto Gigi per avermi invitato a questa importante riunione
E se mi ha invitato, vuol dire che non mi ha invitato per scaldare una sedia, ma immagino che mi abbia invitato per dare un mio modestissimo contributo su un problema che ormai attanaglia l'umanità da qualche decennio a questa parte. Possiamo partire dall'evento che ha riguardato la Francia e che sicuramente, come qualcuno ha detto prima, ma che non cito per un rispetto, diciamo, a quello che ha proposto, cioè è stato un fatto, si sono create in Francia una situazione eccezionale, straordinaria, particolare. Di fatto però il disagio che esiste nel mondo, l'impossibilità quasi di attuare delle politiche socialiste, perché la globalizzazione, o almeno la scelta di non governarla attraverso l'applicazione di un modello economico del cosiddetto neoliberismo, che faceva arrabbiare moltissimo la buonanima, il compianto Paolo Silos Labini, ce l'aveva a morte con Friedman e con tutta la scuola degli economisti di Chicago, perché lui aveva capito che dove avrebbe portato quel modello, dove avrebbe portato l'umanità. A quelle situazioni disastrose, a quelle situazioni di disagio che viviamo perché il capitalismo non è più governato, perché l'economia non è più governata, perché non c'è più uno Stato che può fare una politica da centro regolatore e di distribuzione della ricchezza nazionale. Sfuggono queste situazioni. Anzi, quasi quasi è il modello economico stesso che detta le scelte alla politica su quello che fare, perché ci sono i limiti e i vincoli di bilancio, ci stanno tutta una serie di questioni, per cui alla fin fine bisogna fare delle politiche o delle scelte di politiche non popolari o poco popolari, e quindi anche chi si trova a governare, pur essendo di estrazione un ipotetico governo socialista in qualsiasi Stato, che deve applicare poi dei provvedimenti di governo che vanno contro i principi socialisti, perché creano, chiedono, diciamo, alla popolazione di fare o impongono dei sacrifici, è chiaro che poi perdono le elezioni, che non andranno al potere per parecchio tempo. Quindi la situazione di vedere quello che avviene negli Stati Uniti con Sanders, quello che è avvenuto in Francia con Macron, e in Francia mi chiedo poi quanti voti socialisti sono andati a finire a Macron, perché anche questo credo che ci sia stato un sostegno anche da parte di Hollande e da parte dei socialisti francesi, che hanno preferito andare a votare. 159 parlamentari socialisti. Sono andati a votare. Sono andati a votare Macron, quindi i voti comunque ci sono stati, c'è stato un flusso di voti di alta situazione. Diversa credo che sia la situazione inglese, dove influisce moltissimo trovare consensi il laburismo inglese la scelta infelice fatta con la Brexit, perché a poco gli inglesi cominciano a vedere gli effetti negativi della Brexit e sono portati a fare scelte di tipo opposto rispetto a chi invece ha sostenuto apertamente la Brexit. Diversa è la situazione tedesca, perché in Germania c'è una Merkel che ha governato il paese e che ha dato un tasso di sviluppo altissimo, quasi doppio rispetto alla media dello sviluppo che c'è in Europa. E allora come possiamo pensare che un partito socialista o socialdemocratico in Germania, con una situazione di questo tipo, possa avere il consenso e andare a cambiare la Merkel? Scordiamocelo, insomma, una cosa di questo tipo. Quindi il problema essenzialmente
il problema, poi c'è anche il problema italiano. Io ho sempre fatto una distinzione tra situazione, problema italiano, problema europeo, problema globalizzato europeo. Ma tutto parte proprio dalla questione internazionale, dalla situazione, dagli effetti della globalizzazione, del neorealismo, a cui non si possono dare delle risposte, se vogliamo fare una politica socialista di ampio respiro, di soltanto, diciamo, di tipo nazionale. È chiaro che il problema va affrontato in una nuova internazionale socialista in cui si pone il problema di che cosa andare a cambiare nelle politiche che sono fatte per governare il mondo, perché così com'è, richiamo sempre Silos Labini, non può andare, qualche cosa avviene. Allora, se con la globalizzazione, Antonio Landolfi avrebbe detto, siamo alla quarta guerra mondiale, perché la terza per lui era la guerra fredda, e la guerra prossima che potrebbe esserci dopo questa guerra economico-finanziaria che vede crescere, affermarsi la Cina nel mondo, la Germania in Europa, l'Italia si trova in una situazione a un livello di sviluppo che è inferiore alla metà dello sviluppo medio europeo. Sono questi i problemi che bisogna affrontare complessivamente, e sono questi quei problemi che bisogna cercare di affrontare col dramma, diciamo, delle varie guerre nell'Islam, delle varie situazioni, diciamo, che sono presenti in tutto il mondo, coi fenomeni di emigrazione ormai biblica, perché non si può parlare soltanto di esodi, di persone che subiscono una situazione di violenza per idee di tipo diverso al regime. Sono popoli che sfuggono, che scappano dal proprio territorio perché non riescono a vivere, a sopravvivere, perché subiscono violenze umane, perché non hanno di che sostentarsi. Diventa una grossa migrazione. Questi problemi, non si è fatto niente per aiutare, diciamo, questi paesi a risolvere i loro problemi, a creare le condizioni di vita umana per quelle popolazioni ed evitare che possano avvenire quegli esodi e quelle emigrazioni di massa. Il problema storico che stiamo vivendo è di una gravità straordinaria e ci porta a situazioni, diciamo, di governi, o porta, diciamo, il popolo a esprimersi facendo diventare facilmente, mandando al potere persone che, o gruppi, o chi si presenta, diciamo, con una propaganda populista. È tipico, è una situazione che si è presentata anche storicamente in altri periodi storici in tutto il mondo, ma che ha visto perdere le democrazie, affermarsi le situazioni di dittatura. È lo stesso neoliberismo che genera questi meccanismi di alimentare richieste di governo autoritario, perché è facile promettere il potere e dire, ma chi va governato adesso vi ha portato a questa situazione disastrosa e il disagio sociale è fortissimo, per poi invece essere loro che vanno al potere e creano altri disastri ancora maggiori. Ecco, questa situazione è ormai a un livello di insostenibilità. Non si può continuare a pensare che si possa continuare su questo andazzo, su questa situazione. È una situazione veramente esplosiva. Che cosa si può fare nel breve, nel medio e nel lungo periodo? Questa è una bella risposta, cioè questo è il grande problema. Il grande problema
a cui difficilmente si riesce a trovare una risposta, soprattutto in un periodo in cui alla situazione economica, alla situazione si accompagna anche il diffondersi di un tipo di cultura che non è cultura, è acultura, anzi io lo chiamo neonichilismo. E di fronte al neonichilismo non c'è un altro movimento letterario di pensiero oggi che possa contrapporsi o che possa svegliare le coscienze. E anche questo è un altro problema da creare mediaticamente, da creare a poco, da costruire. Parlando con qualche amico e discutendo di questi argomenti, con qualcuno siamo arrivati alla conclusione di io ero incerto se fare un neo-esistenzialismo. E qualcuno invece mi ha detto no, guarda, il problema è talmente grave, e forse c'ha ragione, per cui dice quello che bisogna rilanciare è un neo-illuminismo, perché è la madre di tutto quello che di buono c'è stato da 2 secoli o 3 secoli a questa parte nell'umanità e per la costruzione e la crescita delle democrazie. Anche il socialismo si può considerare un figlio dell'illuminismo. E quindi questi grossi problemi vanno concertati, ma vanno concertati anche e soprattutto a livello di ho finito subito, perché la proposta conclusiva, non ci dobbiamo inventare grandi cose come modello movimento alternativo, perché in realtà una teoria economica già esiste ed è quella di James Mead. Lui scrisse Agatotopia a metà degli anni 70, vinse un premio Nobel per l'economia, era stato allievo di John Maynard Keynes, e che in sintesi risolverebbe i problemi che abbiamo oggi, cioè il conflitto tra capitale e lavoro, ma anche il conflitto tra territorio e produzione, poiché lui mette a capo, diciamo, al governo delle aziende un governo paritetico fatto da rappresentanti del territorio, del capitale e dei lavoratori. Questa teoria, ahimè, non è stata mai presa sufficientemente in considerazione. Soltanto a metà degli anni 90 le union trades inglesi avevano timidamente iniziato a proporre qualche cosa del genere. Io invece sono fermamente convinto che a livello, diciamo, debba essere presa seriamente in considerazione anche per un rilancio della politica socialista, che non può essere e non ci si può arroccare in quelle che sono state le logiche di conflittualità storica o di antagonismo storico, che tuttavia sono ancora presenti, che hanno una loro validità, ma che sono superate sicuramente dalla situazione storica, politica e sociale ed economica che stiamo vivendo in questo momento. Grazie. Grazie Salvatore. Ugo. Sono così preoccupato per ciò che avviene che mi occuperò di ciò che riguarda i tempi brevi e gli orizzonti limitati. Si suol dire che siamo in tempi di post-verità, forse anche siamo in tempi di post-democrazia, perché la democrazia si alimenta appunto della verità, e questo è ancor più vero in Italia, dove fronteggiamo un pericolo mortale, perché il nostro è l'unico paese dove le forze eversive sostanzialmente sfiorano il 50%, Grillo più Salvini più Meloni, e le forze non antisistema sono divise, peggio, sono succubi, culturalmente si fa per dire, e psicologicamente, perché copiano e inseguono il populismo sul suo stesso terreno. Per alcuni aspetti la situazione ricorda il 92-93, speriamo che finisca, come dice Cesare, in farsa e non in tragedia.
Allora furono liquidati i partiti e adesso c'è il rischio che si stia liquidando il Parlamento, non come avviene a Caracas, cancellandolo, ma in modo strisciante, rendendolo sempre più ridicolo, superfluo, che non sia rappresentativo è già accaduto, perché si dimentica che il partito con la maggioranza assoluta in Parlamento, alla Camera, ha preso il voto di meno di un quinto degli italiani, quindi questo riguarda la rappresentatività. C'è il rischio che il Parlamento diventi una specie di ente inutile per il quale il problema principale è il numero e il costo eccessivo degli impiegati, ovvero dei parlamentari. Un suggerimento sul da farsi in una situazione così difficile, forse ce lo dà la storia, forse la geografia. La storia. Beh, abbiamo passato dei periodi felici nell'ultimo secolo. La Belle Époque, chiusa con la Prima Guerra Mondiale, poi gli anni 60 di grande sviluppo economico e sociale, poi gli anni 80 di modernizzazione. Da cosa sono stati caratterizzati questi periodi fortunati? Dall'alleanza tra una sinistra riformista e raziocinante, i socialisti, e un centro altrettanto raziocinante e democratico. Il termine moderato mi piace meno. Turati e Giolitti, che non erano alleati, ma insomma in qualche modo si intendevano, e poi Moro e Nenni, e poi Craxi, la Democrazia Cristiana e il Pentapartito. Tutti questi periodi fortunati sono stati travolti da un magma ribellista, dell'antipolitica, dell'antiparlamentarismo, dove destra e sinistra spesso si confondono, dei magmi che si ripropongono sempre molto simili, il fascismo e il comunismo del 21 e poi gli opposti estremismi e gli opposti terrorismi negli anni 70 e poi Mani Pulite nel 92-93 che infatti non per caso ha riportato alla ribalta i fascisti e i comunisti. Fascismo e comunismo evidentemente con i loro epigoni sono un veleno costante nella società italiana. Il magma ribellista è ritornato, non travolge un periodo felice, anzi abbiamo alle spalle un ventennio perduto, però può spingerci ancora più in basso, a perdere l'aggancio con l'Europa, a perdere l'euro e di conseguenza anche a perdere un bel pezzo di libertà, magari fare una fine di tipo argentino o turco. Cosa occorrerebbe? Forse un'alleanza di salvezza nazionale che vada da Pisapia a Berlusconi compreso, con la speranza, e non è detto, che raggiunga il 50%. Non è detto. Questo è quello che dice la storia e anche i numeri. Passiamo alla geografia. In Germania c'è una coalizione tra socialisti e popolari, non so se si rifarà, comunque i Salvini e i Grillo tedeschi non superano insieme il 10%. In Francia hanno visto in faccia un pericolo mortale, lo diceva prima Cesare, Le Pen e Mélenchon erano una tenaglia micidiale, la Le Pen poteva vincere, ci ha fatto paura per qualche settimana, e occorreva una grande alleanza contro l'estremismo tra i due partiti democratici tradizionali, il Partito Socialista e il Partito Gollista. Si sono dimostrati incapaci di farla, ciechi, perché hanno continuato a seguire uno schema bipolare quando il bipolarismo non c'era ormai più, e lo stesso è accaduto in Italia, che si continua a ragionare in termini di bipolarismo, il bipolarismo non c'è più. E allora cosa è successo? Che la classe dirigente francese, l'élite, ha tirato fuori dal cappello un coniglio, che è Macron, e l'ha fatto correre e l'ha fatto vincere le elezioni. Un coniglio che per la verità ha una storia liberal-socialista, perché si è parlato prima di Rocard. La grande coalizione di cui parlavo prima l'ha fatta Macron, ma l'ha fatta fare direttamente agli elettori socialisti e gollisti, scavalcando i vertici dei due partiti che erano inchiodati al vecchio bipolarismo. Gli elettori hanno fatto una rivoluzione centrista, hanno scelto deputati socialisti, tu dici più di 300, e gollisti e indipendenti, si è fatto un governo di socialisti e di gollisti, è stata una rivoluzione centrista dal basso.
fatta non inseguendo il populismo, ma combattendo frontalmente la demagogia, l'antieuropeismo, il sovranismo, il razzismo, combattendoli frontalmente, altro che inseguendoli sul loro stesso terreno. Ed è segno che se li si combatte frontalmente si trova una parte importante dell'opinione pubblica che segue. Beh, questo è un esempio che è difficile imitare, perché non c'è una classe dirigente in Italia, e forse non c'è neanche il coniglio, ma comunque se ci fosse la classe dirigente il coniglio lo si troverebbe. Però forse si può cercare, magari in piccolo, di prendere qualche suggerimento. Il nostro amico De Rita ha svolto questa teoria che l'Italia è divisa tra rancore e nostalgia. No, no, l'ultima è che non è divisa, è unita. Unita. E insomma... E nella nostalgia, questo ha detto l'altro ieri. Vai avanti. Noi non possiamo cavalcare il rancore come fanno in tanti, però forse possiamo tentare di cavalcare la nostalgia. La parte di nostalgia migliore, cioè la nostalgia dei partiti, della grande cultura politica, socialista, liberale e democristiana. Seguendo questa strada, forse non raggiungeremo, anzi certamente, le percentuali di Macron, però magari più del 5% si potrebbe raggiungere. E potrebbe essere quanto basta per gettare un ponte tra Partito Democratico e Forza Italia e per isolare, mettere ai margini Grillo e Salvini, per catalizzare, insomma, la grande coalizione di cui c'è bisogno. Concludo. Ormai, come è giusto, tutto è globale. A livello nazionale non si può fare o proporre nulla di veramente incisivo. Quindi la politica, non solo il socialismo, la politica e la democrazia stessa sono in crisi perché sono rimasti inchiodati nei confini nazionali. L'ambizione minima per concludere qualcosa probabilmente è ancora troppo piccola, è l'Europa unita. Prima consolidiamo l'Europa unita e poi parliamo al suo interno di socialismo, perché fuori da un ambito sovranazionale non si conclude assolutamente nulla, nulla di significativo. Gli argomenti per i socialisti ci sono. Il nostro compagno Antonio Guterres ne usa di bellissimi, io sono fresco di studi perché ho appena fatto un libro su Guterres dove riporto le cose che lui dice, alcune delle quali sono molto attuali. Certo, per l'Italia, e concludo davvero, è tutto più difficile, perché i dati di fondo sono catastrofici. Io insisto sempre su un concetto che è poco popolare perché è troppo pessimista, ma insomma il nostro è un paese di vecchi e non si è visto mai che i vecchi producano sviluppo e innovazione. I giovani sono pochi, e non soltanto sono pochi, ma sono i meno istruiti del mondo occidentale. Non è un giudizio di qualità, è un giudizio di quantità. E come percentuale di laureati noi siamo al 33° posto, penultimi tra i paesi dell'OCSE, e quindi cosa si deve aggiungere? Questo è. Grazie Ugo. Pecci, poi Marchi. Teniamo conto che alle 6 la seduta si scioglie probabilmente anche in senso non metaforico. Io mi sciolgo prima. Tu sei più piccolo, quindi prima di sciogliermi io ce ne vuoi. Vai Pesci. Ma intanto una battuta, cioè sì, sono d'accordo con l'ultima cosa che diceva Intini proprio a proposito della specificità della situazione italiana anche rispetto a ogni possibile raffronto con il caso francese. Tra l'altro proprio l'articolo che abbiamo letto oggi, il primo della serie, evocava le radici storiche di questa figura. Ci aggiungerei l'enorme importanza della creazione artificiale di una classe dirigente che in Francia viene perseguita con successo da 2 secoli, quindi giustamente poi escono fuori Macron quando è necessario. La stessa peso della storia così importante nel definire la figura di Macron è presente nel nostro paese, nel senso che noi siamo tornati
a quello che è la nostra profonda caratteristica storica, che è la guerra di fazione, no? Dentro, non a livello nazionale, perché Macron esprime Parigi, certamente la centralità che dal XVI secolo alla grande capitale in uno Stato nazionale, da noi le fazioni sono nel piccolo comune, e questo è, se c'è una situazione politica tipica delle fazioni microstrutturate di una società ormai decomposta, è quella italiana. Quindi il primo problema per una forza di sinistra che si voglia porre come tale è la ricomposizione di un sistema nazionale, perché questo sistema nazionale oggi è fortemente minacciato. Ma queste sono cose di carattere un po' generale, mentre invece a me interessava mettere insieme questa analisi molto densa che ha fatto Bombeni e che postula una cosa, cioè una forte riflessione anche teorica su quello che è lo sviluppo delle società contemporanee. E questo, tra l'altro, se noi pensiamo come dopo il crollo del muro, d'amblè tutta la sinistra democratica mondiale ha cavalcato la vittoria del liberismo, oltre che del liberalismo, come una strada, un mainstream, che avrebbe portato necessariamente a risultati ottimali. E questo, c'è questo bel libro che ha scritto adesso questo inglese Financial Times, no? Che descrive questo consesso con Clinton, Blair, eccetera, eccetera, che appunto cavalcano questo. Dunque si butta a mare un capitale politico abbastanza complesso e molto farraginoso, sulla base di che analisi? Ma ricordiamoci che il socialismo del Novecento è fondato su una enorme cultura politica costruita a suo tempo, su un'analisi della struttura e della morfologia dei processi del capitalismo che è stata importantissima per più generazioni, perché su questo si è costruito tutto il dibattito anche economico del Novecento. E noi che cosa abbiamo fatto? Come è avvenuta questo abbandono di tante cose, questa illusione che tutto sommato la politica di giustizia sociale, di libertà, fosse una strada facile? Quando nel momento stesso in cui giustizia sociale e libertà incominciavano a collidere, perché ricordiamoci che queste due cose che sono tenute insieme fin dal Settecento sono due sistemi di valori che possono confliggere tra loro. Oggi sono diventati confliggenti. Lo scriveva Orsina l'altro ieri sulla stampa, un bellissimo articolo, molto giusto. Nel senso che la gran parte della gente interessata alla giustizia sociale, che quindi è stata la base del socialismo, delle forze socialiste in tutta Europa, non si identifica con quei valori molto progressisti di libertà che interessano quei distretti elettorali americani o quelle aree urbane romane o milanese nel cui il Partito Democratico ha il 60% dei voti o in cui Clinton è in testa, largamente in testa rispetto a Trump, ma sono isole di benessere, di laureati, di culture molto avanzate rispetto a una società che non segue. Questa spaccatura sociale è la grossa realtà dalla quale dobbiamo ricominciare da capo, e da questo punto di vista, e poi concludo, mi interessava la considerazione di Giuliano in preapertura, perché lui diceva occorre, connotavo in un certo modo Macron, ma soprattutto diceva la tradizione socialista deve recuperare una politica in cui i ceti tradizionali, l'elettorato tradizionale del socialismo si identifichi. Ma io ho l'impressione, Giuliano, che oggi sia più facile per un centrodestra moderato riuscire a inventare una politica del genere, perché il centrodestra ha un vantaggio rispetto alla tradizione socialista, che non c'ha grandi tabù, non c'ha grandi ossequi, non c'ha grandi doveri di conservare un patrimonio. Basta pensare il peso negativo, mi dispiace per Giuliano e per Cesare, voi lo sapete, Cesare lo sa benissimo quanto io odi la costituzionalizzazione, Pombeni ha detto delle cose giustissime,
noi abbiamo trasferito, e ci hanno contribuito tanti intellettuali in Italia, il dibattito politico sul piano dei diritti, ma è una follia, perché la giustizia sociale è un risultato di una lotta politica, è un risultato di un conflitto, non sono le cose che sono scritte in un pezzo di carta che possono regolare una società. E questo però è un peso ideologico spaventoso della sinistra, e non soltanto dei cretini che stanno alla sinistra del Partito Democratico, ma anche dentro il Partito Democratico, anche dentro i cosiddetti riformisti. Grazie. Michele, Gennaro. Michele, se no non replica bene, mi ha dato la parola. Ma io credo che ci siamo anche dimenticati che c'è una rottura sociale profonda in Italia con caratteristiche proprie. Pombeni ha fatto un ragionamento di altissimo livello, quindi ce lo studieremo con calma. Però questo dato di fatto è un dato di fatto di partenza nella possibilità di ricostruire le basi della politica. Abbiamo fatto in queste settimane, anche con appunto è stato chiamato De Rita, eccetera, poi in parte semi-abortito nell'incontro dell'altro ieri, insomma non siamo arrivati al nocciolo della nostalgia, quindi io sono rimasto pure con le pive nel sacco. Però la sostanza è che c'è una rottura sociale profonda nel paese, che comincia comunque con Tangentopoli, con 92-94. Salta un patto storico, quello del 45-48, probabilmente, dal punto di vista della politica. Allora, le azioni possibili in questa Europa così combinata, in questo mondo così combinato, con questo capitalismo, eccetera, eccetera, benissimo. Le azioni possibili pretendono del tempo comunque, una pausa e una possibilità dentro la credibilità delle istituzioni, tra le altre cose, e delle forze politiche e dei soggetti che fanno politica. L'Italia questo sembra averla persa, questa occasione, mentre Macron la Francia l'ha vinta. Questa è la differenza, secondo me, da cui partire per tentare di capire come possiamo utilizzare anche il modello europeo per tentare di essere aiutati noi. L'Italia l'ha persa perché quello che è emerso con Macron, che è un colpo d'ala, un colpo anche fortuito, probabilmente fortunato, però nasce dalla storia della esperienza delle classi avanzate, della intellettualità, delle forze progressiste, genericamente intese francesi. Quando Mitterrand rifà il Partito Socialista con i club, come abbiamo letto e saputo dopo il 71, e poi fa il partito e poi vince addirittura le elezioni, in qualche maniera fortuitamente, lo fa perché c'ha dietro un mondo che in parte è rimasto ancora con Macron. Io, per essere franco fra noi, lo chiamo massonico, ma insomma, e saranno le logge. E certo il fratello di Mitterrand era il capo della grande loggia francese alla vigilia della sua campagna elettorale, insomma, legittimamente l'avrà sostenuto. E questa area e questa rete di relazioni esplicite e nascoste hanno fatto e hanno innervato l'amministrazione e anche l'alta dirigenza privata e pubblica francese, che sta dietro questo salvataggio finale della Repubblica Francese di queste ore, di questi giorni. Allora, in Italia ci avevamo i preti, diciamo così, se vogliamo fare un parallelo, no, i preti non ci stanno più, e allora bisogna tentare di puntare comunque su questi due elementi nostalgici, se volete, richiamandoli all'ordine dei lavori, e cioè alla difesa della sanità italiana, uno in termini magari di misericordia, l'altra in termini di produttività, capacità, esperienza, cultura, libertà, più degli altri, ma insomma queste sono le due forze storiche che hanno in qualche maniera fatto anche la nazione, una contro e una a favore, ma insomma poi alla fine a favore tutti.
quel poveretto di Craxi, quando firmò il concordato dell'84, dando l'8 per mille alla Chiesa Cattolica in Italia e alle altre confessioni religiose, che poi oggi noi abbiamo visto è diventata una bella cifra, che al 1 gennaio il signor Monsignore eccetera si incassa per 1.400.000 netti senza problemi, e pagati gli stipendi per cui è nata, come Pinelli mi ha ricordato 20.000 volte, e va al netto grosso modo 1 miliardo in cassa, questo signore che ha 1 miliardo da spendere faccia formazione, formi obbligatoriamente una classe dirigente per la politica, un'elite, la metta dentro ai partiti, siccome non c'è più, ringraziando Dio, il Partito Unico dei Cattolici, li metta dentro nella politica liberale, nella politica progressista, nella politica come sia, che ha dentro di sé, dietro di sé, l'obiettivo di raggiungere il bene comune, un bene comune che oggi ha un fondamento, la difesa della nazione, diciamo così, la difesa della libertà, non solo il progresso o chissà che altre ipotesi socialistiche ottocentesse. Questa condizione da cui l'esperienza di Macron ci viene di insegnamento, secondo me va presa di petto, e ci sarà pure una laicità in Italia ancora. Io non dico che c'ho delle logge, ma insomma delle relazioni nella pubblica amministrazione, ma la pubblica amministrazione in Italia è la giuntura, come questo ce l'ha detto bene il povero Derita nella sua confusione conclusiva, la giuntura fondamentale tra istituzione e società è saltata, perché è saltata l'amministrazione pubblica. Il Partito Socialista, se ci fosse, dovrebbe preoccuparsi innanzitutto di fare la riforma dell'amministrazione pubblica, di prendere 1.000 persone a metterle dentro l'amministrazione pubblica perché facciano il nuovo dell'amministrazione dello Stato. Allora, questa cosa è assolutamente urgente. E il modello Macron è un modello benedetto, fortunato forse, può darsi. Certo, loro hanno avuto nell'ultimo scatto, nei 100 metri finali, una capacità di reazione che, non essendoci più lì il Delors, figlio del sindacato cattolico, almeno aveva dietro di sé qualche ambiente, qualche club, qualche loggia capace di portarlo. Vi ringrazio. Prego. A fondo questo. Archi. Ah, ma io ho pochissime cose, anche perché alcune cose le ho già anche scritte. Volevo ripartire da quello che diceva in maniera, a mio avviso, molto corretta Giuliano Amato. Da questo punto di vista, che cos'è Macron? Cioè, io potrò dire qualcosa sul caso francese, che un po' conosco. Macron, è vero, è buona amministrazione e lo ha dimostrato nelle sue scelte, però c'è un convitato di pietra in tutto questo discorso, che sono buone istituzioni. Cioè, e da questo punto di vista la dimensione istituzionale, no, ottime istituzioni per poter, con circa il 25% scarso dei voti ottenuti, essere il presidente che è il presidente della Quinta Repubblica. Cioè, questo però è un elemento diciamo non trascurabile in questo tipo di discorso, che è stato determinante anche per portare Mitterrand lì dove è arrivato, il famoso Mitterrand, che disse, allora adesso che può rimettere mano al colpo di Stato permanente, lo rimetterà a mano, e lui disse no, ci mancherebbe altro, queste istituzioni sono perfette per me. E poi si può fare un'altra riflessione su che cosa fosse il socialismo mitterrandiano, perché io non ho non sono proprio convinto, non sono proprio convinto. Cioè, il socialismo mitterrandiano è stato un grande strumento per conquistare potere, però da un punto di vista politico-ideologico sinceramente c'era poco dentro, o perlomeno c'è stato qualcosa per un anno e mezzo, ma dalla svolta del 1983 comunque. E l'altra cosa che volevo aggiungere, però, e che ha a che fare con la globalizzazione, è questa: la situazione francese è quella di una Francia dell'alto e di una Francia del basso. Il paese è questo nella fotografia. Cosa ha fatto Macron? Ha fatto una scommessa. Ha scommesso che la minoranza della Francia dell'alto gli avrebbe dato la possibilità di governare
il paese. Ma è una minoranza quella France d'en haut, perché la France d'en bas, che va dall'elettorato della Le Pen all'elettorato di Mélenchon e in parte guarda alle Républicains, quella è da conquistare, cioè quella è la seconda scommessa di Macron. Cioè, la prima scommessa è stata punto sulla France d'en haut, cioè punto su quella classe media che è diventata classe superiore, molto colta, delle città e non della periferia, non dei centri periurbani, per conquistare il potere. Adesso però è iniziata una nuova fase del macronismo. In questo, che in quel po' che ho scritto dicevo, ci potrà essere un macronismo, bisognerà vedere la prossima parte, perché ad oggi Macron non è altro che, credo che la definizione di populista di centro sia piuttosto azzeccata. È un populista di centro che, con buone istituzioni e una buona amministrazione, ha un progetto, quello di erodere un po' di quella France d'en bas e portarla nella France d'en haut. E anche il famoso europeismo, poi mi taccio, di Macron, sinceramente va preso con le molle, perché l'europeismo di Macron ha innanzitutto un obiettivo, e Macron da questo punto di vista è stato esplicito in campagna elettorale. È vero che si è fatto vedere con la bandiera europea, si è fatto vedere con la bandiera europea più tra il primo e il secondo turno che nella prima fase, si è fatto vedere con la bandiera europea molto quando di fronte aveva Marine Le Pen, piuttosto che prima. Ad ogni modo, lui è stato chiaro però che cosa sarà, almeno nella prima fase, l'europeismo francese: sarà ridare la dignità alla Francia di parlare da pari con la Germania, per sedersi al tavolo di quel condominio franco-tedesco che è per Macron l'europeismo. Dice: Sarkozy non lo era riuscito a fare, Hollande men che meno. Allora l'obiettivo è questo, tanto che questo obiettivo lo sta dimostrando nei primi provvedimenti di natura di politica economica. Non dimentichiamo che Macron ha messo a Bercy due Le Républicains, Le Maire e Darmanin, che hanno in mano l'economia e i conti pubblici, sono le due punte di diamante del partito che aveva, attraverso Fillon, detto: faremo una politica fiscale, una politica economica da lacrime e sangue. Questi sono adesso lì. Allora, io sono convinto che non la faranno da lacrime e sangue, però difficilmente credo che sarà, soprattutto nella prima fase, qualcosa di molto diverso del rimettiamo a posto i conti per presentarci alla Merkel in una certa posizione. Con questo, grazie Michele. Rolando. E quando i socialisti eletti, il Partito Socialista ha eletto 30 deputati, è passato da 280 a 30 deputati, e peraltro solo 23 di quei 30 si sono astenuti per il governo Macron e solo 7 che hanno votato la fiducia. Questo è il Partito Socialista, che non si fa nemmeno di chiamare il Partito Socialista, perché si chiama Rousse Nouvelle, hanno anche cambiato. Una roba tipo Ghetto. Peggio è successo. Grosso è stato detto, quindi insomma pochissime cose. Io penso che le riflessioni iniziali di Giuliano siano utili, perché se ha la percezione di una diffidenza, secondo me aiuta a tenere alte le attese, e il nostro negoziato ideale, diciamo, rimane in piedi senza dover soccombere al primo successo che arriva dopo tanti anni di guai, e che può anche fare perdere le sfumature e anche certi aspetti. Provo anche a prendere in considerazione, meglio che posso, le osservazioni che lui ha fatto in una recente intervista che oggi ha buttato lì sulla crisi dei socialisti all'interno della prospettiva della terza via, che un'intervista forse non basta ad argomentare,
che forse qualcuno di noi ha letto come cicli più che come crisi, cicli che sono finiti a cause anche nazionali e non solo di sistema. Questo per dire che nella piccola osservazione di dettaglio che facevo, sottoposta a valutazione, quindi a punti di domanda, che Macron si ritrova in Parlamento 360 parlamentari formatisi nella cultura del Partito Socialista francese, chi ha abbandonato, chi ha tradito, chi mantiene una sua coerenza, chi è rimasto legato a una politica di alleanza che il Partito Socialista stesso ha pensato di fare con Hollande in testa, quindi c'è un mondo molto variegato. E poi, salvo qualche presidio, lo dicevi adesso tu, lui non ha con sé destra, lui ha con sé i commis, ha un apparato di qualità istituzionale che in Francia è possibile, che in Italia sarebbe stato anche possibile in certi momenti, che noi configuriamo come destra in maniera un po' semplicistica, nel senso che per la Francia l'amor di patria è un'arma atomica e quindi ne fa un uso di equilibrio. Il punto, secondo me, straordinariamente vero, l'ha colto Monaco in due battute, è che, essendo Macron non una fotografia ma un film, il suo film, adesso risolta la partita interna e soprattutto la partita delle legislative che era la più imprevedibile, adesso il suo film è il 19, è il Parlamento europeo, in cui che cosa prevedibilmente succederà? Succederà che Macron porterà al Parlamento europeo una parte del suo mondo di eletti o di seconda linea che sarà configurata come una sorta, diciamola in termini europei, non in termini francesi, di mescolamento dei socialisti e dei liberali, e porrà al Parlamento europeo una sfida evidente che sta tutta nella battuta che Monaco diceva prima, che lui non ha scelto di essere Piketty, ha scelto di essere Macron, non ha scelto il giacobinismo, ha scelto di essere un'altra cosa, perché si è formato, possiamo dirla brutalmente, su un keynesismo moderato che è fatto di luoghi, soprattutto urbani, in cui sta prevalendo in Europa, ci metto dentro alcune grandi città, tra cui anche Milano, è non più il patto pubblico-privato per lo sviluppo, ma il patto privato-pubblico per lo sviluppo, dove la trasformazione economica nell'economia immateriale, nell'economia della creatività, eccetera, eccetera, sta facendo riemergere investimento privato e quindi sta modificando la qualità economica della crescita. Con questa visione lui pone una sfida contro il giacobinismo, che in Europa ha certe caratteristiche, in Italia ha ormai una caratteristica insopportabile, cioè quella di pensare che l'unico dibattito possibile sia tra quel che resta dei riformisti e l'enorme diaspora postcomunista. Questa roba non c'è in Europa, il dibattito è tra i socialisti e i liberali. Possiamo andare a fondo e forse questa parola non è impropria, è più da leggere in un altro modo, non ci facciamo accecare adesso dalla parola, però io credo che nel momento in cui il film ci porta al 19 e porta al Parlamento europeo la ricomposizione dei due gruppi che oggi sono separati e divisi da tutto, Macron l'Europa l'ha occupata dal basso, cioè politicamente. E quindi questo è un passaggio possibile che a noi pone problemi fin da oggi. Perché ce li pone? Perché ce l'ha spiegato Giuliano Amato in tanti anni, perché la cultura politica prevalente di maggiore qualità e di maggiore resistenza di questo paese, dai Rosselli a Norberto Bobbio, viene dalla cultura liberale socialista. E perché noi ci dobbiamo arrivare per ultimi? Non si capisce. Perché ci deve arrivare Macron e non noi? Questo è il punto che mi pongo. Ci manca la Lega. Plutino, poi Margiotti. Ciao Giuliano.
salutiamo il presidente Amato. Io volevo esplicitare meglio qual è stato, diciamo, l'operazione di Macron alla luce di un fattore che non è stato sviscerato bene. Non solo il sistema istituzionale francese, l'elezione diretta, ma la riforma degli anni 2000, che Macron per primo ha capito e ha utilizzato. Un po' di anni fa è stata avvicinata e quasi sovrapposta l'elezione presidenziale e quella legislativa, perché i francesi vedevano la coabitazione come una patologia, a molti piaceva tanto come fattore riequilibrante, Sartori per esempio l'apprezzava, per loro era un problema e quindi hanno realizzato questo sistema che crea un traino fortissimo. Ora, quello che non si era calcolato è che questo sistema, che doveva evitare le coabitazioni e stabilizzare il sistema, cioè la risposta classica istituzionale francese alla riforma della politica, infatti le organizzazioni partitiche poi sono deperite lo stesso, il problema si è ricreato, con Macron è diventato l'assalto dell'outsider rispetto al sistema politico. Perché al primo turno prende il 25%, una percentuale minima, e al secondo turno fai, diciamo, il cappotto, perché è una carica monocratica, quello che Roberto Dalimonte non riesce a comprendere quando fa i paragoni. Il presidente Amato se n'è andato, tira per la giacchetta la Corte dicendo che la Corte non ha consentito in Italia quello che in Francia è legittimo, eccetera. E poi dopo si prende il Parlamento, perché naturalmente si diffonde in un mese il panico totale. E mi chiedo se con l'elezione di midterm si fosse realizzata quello scioglimento del Partito Socialista fino a rinunciare al nome. Chi l'avrebbe mai immaginato che i socialisti francesi avessero rinunciato al nome? Siamo in Italia, si rinuncia a tutto, ma i laburisti, i socialdemocratici tedeschi e i socialisti francesi, dove pure c'è una tradizione di cambi di nomi ogni tanto, difficilmente avremmo immaginato che si fosse realizzata questa condizione. E qui vengo, diciamo, al secondo fattore. Dal punto di vista istituzionale è molto interessante capire cosa succederà in questi 5 anni in Francia. Due dinamiche: se si stabilizzerà il partito di Macron, e in Francia c'è una tendenza anche alla nascita personalistica dei partiti, e se dall'altro lato ci sarà una rinascita del Partito Socialista, sia pure in forme diverse. E quanto sarà il trasfughismo francese, che è una tendenza sempre sotterranea, limitata rispetto a quella italiana, ma è sempre esistita, anche se nella Terza Repubblica era addirittura nella forma esasperata della Repubblica dei Deputati. E questo ovviamente poi ha un riflesso pure sul Partito del Socialismo Europeo, perché si potrebbe creare anche un'operazione analoga a quella dei socialisti e democratici, cioè di un allargamento della famiglia per estenderla a nuove sensibilità. Una parte del partito di Macron, oppure dei socialisti sotto un nuovo nome che rivendicano un'autonomia rispetto ai socialisti europei classici e così via. E qui vengo al terzo punto. Qual è il ruolo del Partito Socialista Europeo in tutto questo? Nessuno di voi stranamente l'ha richiamato. Ora, guardate, quindi qual è il ruolo del vincolo esterno rispetto ai socialismi nazionali che già sono così disomogenei tra loro? A me ha fatto moltissima impressione un po' di tempo fa che Schulz, lasciando un'altissima carica europea, è rientrato in Germania e ha cominciato a dire il contrario di quello che aveva detto per anni in Europa. Ora, questo comportamento noi, con tutto il rispetto, ce l'aspettiamo da un italiano, ma non ce l'aspettiamo. Me l'avevano dipinto Schulz come un personaggio un po' colorito, ma il fatto di essere per gli eurobond e il giorno dopo di essere contro gli eurobond, è vero che era una posizione probabilmente necessitata dal fatto di correre per la cancelleria, però in maniera così grossolana a me ha fatto veramente sorgere dei dubbi su quanto siamo arretrati sul punto di vista della creazione di una cultura socialista europea e quindi su come interagiscono poi i due livelli, e quindi c'è molta ambiguità da questo punto di vista. Infine, l'ultimo punto: se andiamo verso elezioni dove il meglio che si può avere è popolarismo contro populismo, lo dicevamo
Lo dicevamo su Mondo Operaio qualche mese fa, forse il meglio che possiamo sperare in questo momento è avere uno scontro tra popolarismo e populismo. E siamo, tutti i leader sono un po' populisti, siamo tutti arrabbiati, anche quelli che sono un po' più privilegiati qua dentro, eccetera. Io non ho capito, dal punto di vista della divisione destra e sinistra, che secondo me continua a esistere, cosa stanno facendo Berlusconi e Renzi e cosa hanno in testa. Berlusconi presenta un volto liberale ed europeo che, a parte che non è credibile, assolutamente, non toglie neanche un voto al suo bacino, che è quello di Salvini e dei 5 Stelle. Lì ci sono 10-12 milioni di voti che certamente non conquisti facendo il Merkel italiano. Quindi non l'ho capito. Perché Berlusconi, a parte che all'inizio è stato considerato come un non populista, anche in questa sede, quando Berlusconi è stato proprio l'antesignano in Italia di un certo populismo, può darsi pure che è diventato moderato. E poi anche la politica di Renzi non si è capita, perché io ho la tessera del PD, confesso questo limite di averla fatta tra l'altro di recente. Renzi può mai affrontare le elezioni rivendicando i risultati del governo? Insomma, vuol dire avere una visione veramente limitata di quello che bolle nella pentola del paese, sinceramente. Allora qual è lo spazio? Berlusconi dovrebbe fare il populista, come dire, responsabile. Renzi dovrebbe fare, secondo me, quindi io sono qui in assoluta minoranza, il liberale di sinistra, quello che non ha mai fatto. Io sono stato anche alle Leopolde, ma non ho... No, non è così, perché il Renzi di Firenze, che vinse le primarie, e qui c'è un professore toscano, era il Renzi che diceva, era il Renzi che diceva dentro fuori, che diceva qui a Firenze non si può aprire neanche un pub se non si passa per l'Arci. Ed era esattamente il Renzi che diceva: quelli che stanno fuori saranno sempre di più di quelli che stanno dentro. Tutto il discorso liberalizzatore e semplificatore, cioè il discorso della sovranità del consumatore, di mettere mano a una serie di meccanismi capitalistici, anche il ruolo delle authority, è un ruolo assolutamente negletto in Italia, che secondo me andrebbe scoperto perché interesserebbe a tanti italiani. Grazie Francesco, poi c'è Giovanni Nonne e poi vediamo di consentire a Pombeni e a Marchi di prendere un treno che anche al ritorno allora sarà 50-60 minuti di ritardo. Prego. Salto i ringraziamenti per non perdere tempo. Vorrei dire che bisogna tener conto di una cosa, che il quadro francese e il quadro italiano sono molto diversi. Vi do due elementi storici. Quando Napoleone capisce che non può avere figli e cerca una moglie, la prima scelta non è Maria Louis. Lui scrive a Talleyrand che vuole sposare una Borbone per fare la continuità. La continuità, capito? Quindi, chi ha inventato l'ENA, che ha prodotto Macron, secondo voi? Il maresciallo Pétain, non lo dice nessuno. L'ENA si chiamava l'École des cadres e l'aveva inventata il maresciallo Pétain. Quindi, per capire che non possiamo. L'altra cosa, riprendo uno spunto di Gennaro, in questa discussione non dimentichiamo la crisi del cattolicesimo politico in tutta Europa, tranne che in Germania. Perché non c'è? Perché lì non è un cattolicesimo politico, ma è un cristianesimo politico, cioè il partito confessionale tedesco è composto dalle chiese protestanti più la chiesa cattolica. Quindi, diciamo, in questo quadro teniamo conto che è scomparso, tranne che in Germania, il cattolicesimo politico, in gran parte dei paesi europei. Allora, una cosa che varrebbe la pena di studiare è come la Conferenza Episcopale Europea analizza la crisi anche dei social. Varrebbe la pena andare a guardare, far studiare da un giovane,
gli atti che non sono, che sono pubblici, della Conferenza Episcopale Europea, la cosiddetta come se, per vedere come i vescovi europei giudicano la situazione. Mi fermo su due, rapidissimamente sui due ultimi punti di Pombeni. Perfettamente d'accordo che il costituzionalismo del Novecento deve formare oggetto di studi. Perché non proponiamo, mi spiace Giuliano se è andato via, agli amici dell'Associazione dei Costituzionalisti Italiani, molto attiva, di fare un convegno sul tema. Lo hanno fatto sul costituzionalismo italiano a Firenze qualche mese fa, di farlo sul costituzionalismo europeo, perché mi pare che lo spunto di Pombeni sia assolutamente da non far cadere. Io credo che se parlassimo con i colleghi loro sarebbero interessati, quindi potremmo dare noi una... Chiudo con il punto 7 dell'appunto di Pombeni. Chi sono i soggetti che si incaricheranno di ripensare il socialismo? E riprendo anche uno spunto di Stefano. Allora, quali saranno i contesti? Io credo che l'unico contesto serio è il contesto europeo. Cioè non possiamo pensare di ripensare il socialismo se non a livello non nazionale. E io credo che andrebbe un po' rianimato il fronte dei socialisti europei. Mi pare che hanno sostituito D'Alema con una portoghese, però forse varrebbe la pena magari di prendere un contatto con la Sepsi per vedere anche lì se noi possiamo... Guarda che noi siamo soci della FEPS. Appunto, questo sto dicendo. E guarda che l'ultima volta che la FEPS ha fatto una discussione di questo genere, io ci mandai Guido Martinotti Buonanima, il quale quando tornò mi tosse il saluto. Ho capito, vabbè. Però io credo che proprio perché... Ma la volta c'andò anche peggio. Proprio perché noi siamo membri, io credo che si potrebbe indurre loro. Poi, qua non so chi è che ha evocato Delors poco fa, devo dire che però, per carità, grande personaggio, ma il successore di Delors a questa famosa fondazione Notre Europe, chi è? Enrico Letta. Grazie, nonne. Ma è stato detto tutto, quindi sarò brevissimo e cercherò di dire qualche cosa forse che può essere considerata provocatoria, introdurla nel dibattito che abbiamo fatto oggi. Diciamo che il sunto che ho tratto io sentendo il ragionamento fatto da ciascuno di voi, partendo da Macron e pensando all'inizio, nei primi interventi, anche al fatto se in Italia potesse essere ripetibile un'esperienza così, è stato affacciato anche l'ipotesi che Renzi poteva essere Macron in Italia, eccetera, eccetera, cosa che io non condivido, questo lo dico subito, magari poi lo spiegherò anche se mi avanza tempo. E a che cosa? Avanti. Avanti. E noi però stiamo mettendo... Stiamo mettendo il punto interrogativo. E dicevo... Vai avanti. Ciascuno di noi ovviamente risente della propria formazione politica. Nel caso personale io nasco liberale e mi chiedevo perché in mia famiglia si fosse liberali. Finché uno non mi ha dato un libro di Gobetti, che era la rivoluzione liberale, classica, eccetera, e da lì ho cominciato le mie letture, fino a Pannunzio, agli Amici del Mondo, fino alla Sinistra Lombardiana nel PSI. Questo è un tipo di percorso. Ho seguito con molta attenzione anche perché avevo partecipato da ragazzo, da universitario, a un convegno su Gramsci fatto in Sardegna, io sono sardo,
avevo seguito anche Gramsci, cercando anche i punti di contatto, paradossalmente. Cercherei di capire se noi oggi immaginassimo Gobetti, che non è morto all'età che è morto, che ha visto ciò che è accaduto in Italia, o Gramsci, che ha visto lo stalinismo, eccetera, eccetera, quali convergenze ci potevano essere state tra due personaggi come Gramsci e Gobetti. Faccio così una battuta, perché vado a questo punto della discussione per battute. E dico subito che Macron, secondo me, per la sinistra e meno ancora per la sinistra italiana, può essere un esempio. Se noi volessimo ragionare di come può rivivere la sinistra dopo Sanders e dopo l'esperienza inglese, mi pare che non esistano i presupposti, perché prima esiste un presupposto di base. Il presupposto di base sarebbe che in Italia, prima di arrivare al punto in cui siamo adesso, in cui esistono diversi movimenti che possono, come si dice, fare il verso alla Le Pen francese, ma sono diversi anche da ciò che era la Le Pen francese. E badate, Macron ha fatto una campagna appunto perché di fronte c'era la paura in Francia della Le Pen francese. Senza la paura della Le Pen in Francia, probabilmente Macron non avrebbe avuto, con la stessa facilità perlomeno, la capacità di fare il percorso che poi ha fatto. L'ha fatto in quanto l'alternativa non era la sinistra, era la Le Pen in quel momento. La sinistra era già fuori gioco per suo conto, poi con le ultime disavventure di Hollande non ne parliamo, ma il problema era questo ed era anche più semplice. Quindi, cioè, in Italia noi non siamo in una fase in cui esiste, Giuliano diceva, io sono fra quelli che non dirò mai che la destra e la sinistra ormai sono uguali, non ci sono più differenze, e anch'io sono del suo parere, però la verità è questa, che in Italia non esiste una sinistra che potremmo chiamare sinistra moderna e anche sinistra seria, non esiste una destra, cioè moderna, una destra seria, e esiste una sinistra annaspante che è difficilmente definibile rispetto, diciamo, alla teoria che abbiamo studiato da ragazzi, eccetera, eccetera. Non ci sono queste cose, cioè non esiste in Italia una cultura liberale matura e non esiste una cultura in questo momento, parlo, esiste fra gli studiosi, negli intellettuali, eccetera, non esiste politicamente una cultura di sinistra matura. Voglio dire che io vorrei togliere ai movimenti che ci sono in Italia, Berlusconi compreso, perché si parlava di Berlusconi, Pisapia, eccetera, eccetera, la patente di essere, a Berlusconi e così via, una destra liberale, ma nel senso vero e proprio della parola, ha detto, da Gobetti fino a Bobbio, ecco, per intenderci, e a Mondoperaio, per farla breve e fare l'intero arco senza percorrerli tutti. Non esiste però, o si è persa in questi ultimi anni, anche una sinistra che in qualche modo sia presentabile alle giovani generazioni. Io, a parte il fatto che ho tre figli che stanno attorno ai 25-35 anni, però dirigo anche un'azienda dove ci sono 300 persone tra i 25 e i 40 anni in questo momento. Alcuni lavorano tutto l'anno, alcuni lavorano sei mesi, però questo è. E incontro questi e parlo e cerco di capire attraverso loro ciò che ho perso, la cognizione che ho perso nei miei studi di politica, nelle mie esperienze politiche. E qui introdurrei un problema che è provocatorio rispetto al dibattito che c'è stato qui tutta la sera, che è il seguente. Parlando con queste persone, facendomi un concetto, questi non sono né di destra né di sinistra, semplicemente vogliono lavorare, vogliono uno stipendio, vogliono che ci sia un po' di giustizia sociale, vogliono, hanno imparato, perché gli è stato detto, che la tassazione in questo paese deve venire in alto alla produzione della ricchezza, non alla distribuzione, probabilmente ci sarebbe un maggiore equilibrio anche fra livelli sociali,
se questo avvenisse, bisognerebbe che capissero, parlando già di una cosa molto più difficile e più complessa loro, che le banche a cui loro vanno a chiedere i mutui non siano le stesse banche che poi fanno la speculazione internazionale e hanno le sedi a Singapore, Hong Kong, in tutti i paesi del mondo, eccetera. Tutto sommato vogliono cose semplici. Su questa cosa delle cose semplici, la mia provocazione è la seguente. Io credo che in Italia qualcuno che rianimi sia la cultura liberale, ma nel caso mio sarei più interessato a che rianimasse la cultura di sinistra, e dico subito non il Renzi, questa è la mia opinione ovviamente, poi ci possono essere opinioni diverse, ma manco gli rassomiglia, nonostante la partenza che aveva alcune caratteristiche, però io lo guardo all'arrivo fino ad oggi, ciò che è stato, non credo che sia questo. Io credo che qui il populismo, che è un populismo a parte quello della Lega e quello dei 5 Stelle, che è immaturo, che non ha un gruppo dirigente, che non ha il leader, che vediamo come parla colui che è candidato a fare la presidenza del Consiglio tra di loro, eccetera, eccetera. Ci rendiamo conto che siamo in una fase burla in qualche modo. Però tutti quelli che oggi stanno nei movimenti antagonisti in Italia, tutti coloro che in qualche modo sono contro la partitocrazia cercando di fare di ogni erba un fascio e comunque sono in questa fase di ebollizione sociale che però esiste ed è reale, e secondo me noi da questi non possiamo prescindere, sia chi volesse percorrere una strada diciamo di destra illuminata, di destra liberale, come è stata quella di Macron, io così lo definisco Macron, non credo che sia una cosa che ci può interessare come rifondazione o speranza per la sinistra Macron, sia chi volesse invece dare basi a un'ipotesi di ricrescita, di rinascita di una sinistra moderna, possa prescindere da quello che è l'elettorato e da quelli che sono le aspettative di questa fascia di giovani che, vi dico, è veramente allo sbando e allo sbando totale. Quindi, paradossalmente, nel Movimento 5 Stelle, secondo me, esistono alcune speranze che non possono andare a maturità stando lì, ma che gli altri non danno nient'altro, nessun'altra prospettiva in questo momento, che la sinistra non può trascurare. Non può trascurare. Se oggi esistesse un Macron di sinistra in Italia, a questi guarderebbe o dovrebbe guardare, sarebbe costretto a guardare per poter essere vincente. Certo, poi paludandosi col fatto che c'è l'Europa, che c'è la moneta unica e così via, dando sotto questo profilo una direzione precisa, mentre lì regna la confusione. Però non potrebbe ignorare questo tipo di gente di cui noi oggi non abbiamo parlato. In qualche modo abbiamo parlato, anche data la nostra età, della sinistra che è stata, io quella che ho conosciuto io, quando io sono stato anche al governo, era la sinistra degli anni Ottanta di cui si è parlato, perché era una sinistra riformista, una sinistra abbastanza moderna, non era più la sinistra di tempi che oggi sono riproponibili in qualche modo, però oggi tutto è cambiato. Destra non c'era manco allora, se non era, non possiamo dire che altissimo era la destra, era la cultura liberale in quel momento, non esisteva già da allora, esisteva nella coscienza dei singoli, esisteva anche dentro noi socialisti una parte del pensiero liberale, come Croce aveva detto che in Italia non potevamo non dirci tutti cristiani, io dissi una volta facendo un articolo su un giornale che non potevamo non dirci liberali tutti, ma lo feci per portare via i giovani a Cocorti, che era così, in questo modo, con questo slogan, con uno slogan di questo tipo, liberali lo eravamo tutti, quindi non c'era bisogno di un partito liberale, venite con noi che siamo liberali veri, cioè nel Partito Socialista in quel momento. Questo problema io lo ritengo di fondamentale importanza per una ripresa. Noi dobbiamo trovare un modo di parlare alla gente che oggi sta
con i 5 Stelle, che la gente protesta, che sta nell'astensione, che non sta da nessuna parte. Sono ideologizzati quelli, i leghisti, quindi lì è più difficile andare a mietere, però dobbiamo parlare a questa gente in qualche modo. Non lo so in quale modo, voi sicuramente avete degli argomenti e più dei miei per individuare quali cose siano, perché noi non possiamo fare a meno di uscire da questa fase in cui in Italia non c'è Macron, ma non c'è manco il Macron di sinistra, non c'è Macron e non c'è manco l'anti-Macron, non c'è un apparato come c'è in Francia che in qualche modo fa la supplenza alle debolezze del Macron di destra o del Macron di sinistra. Siamo in una fase, in una situazione completamente diversa, e dobbiamo guardare, facendo i conti con la realtà reale e guardando quindi quella generazione di cui ho parlato io, che sta attorno ai 30 anni, un po' meno e un po' di più, eccetera, eccetera, perché a questi dobbiamo dare una risposta. Attorno a questi si può ricostruire un po' di consenso. Sarebbe nostra bravura, nostra capacità, persino nostro merito, se noi, guardando a questi e parlando a questi, riuscissimo a costruire nuovamente, la dico in modo volgare, una truppa, quindi una base di consenso, voglio dire, che guardi verso un'ipotesi di sinistra, anziché verso un'ipotesi alla Macron. Grazie Giovanni. Paolo, vuoi... No. Allora, io vi ringrazio. Ovviamente vi chiederò singolarmente di intervenire sulla rivista, non solo riportando i vostri interventi, ma cercherò di ragionarci su anch'io e di farvi delle proposte mirate per un dossier che pubblicheremo a settembre, ottobre, senza fretta. Osservo solo una cosa conclusivamente, perché forse ce la siamo cavata un po' troppo semplicisticamente. Da questo punto di vista mi riaggancio alle cose ultime che diceva Giovanni, nello spiegare questo sorprendente evento che si è verificato in Francia, con le caratteristiche dell'élite francese, con eccetera. E, tra l'altro, Gennaro, vedo che è uscito, ma lui diceva i preti. Papa Francesco credo che sia, dopo Papa Giovanni, il più popolare. Verificate un attimo se le cose che lui dice sull'immigrazione hanno un minimo riscontro nella pastorale della Chiesa italiana. C'è qualcuno che no? Dice che ha ragione, sta cominciando a esagerare. Ecco, no? Quindi insomma, però c'è un altro aspetto che andrebbe analizzato con più... Insomma, c'è stato anche un fenomeno comunicativo, se in 6 mesi, al netto degli errori dei socialisti, dei gollisti, di tutto il resto, uno riesce a imporsi come, beh, insomma, da questo punto di vista, io vi pregherei di riflettere sul fatto che anche in Italia noi abbiamo assistito a esempi di successo nella contendibilità della rappresentanza politica. E un esempio è sicuramente quello di Grillo.
E un altro esempio è quello di Renzi. Ma che più Berlusconi? È quello di Berlusconi 20 anni fa. Berlusconi partiva in condizioni meno proibitive, perché non c'era più niente, quindi operava sulla tabula rasa, no? Però anche in una fase in cui bene o male la Seconda Repubblica si era consolidata, anzi per certi versi si era blindata, non solo Grillo, ma insomma Renzi 5 anni fa chi era? Rispetto a D'Alema, Veltroni, a Sticazzi, eccetera, no? Allora, per un verso, diciamo, la mozione degli affetti di Giovanni ha un senso proprio per questo, perché poi non è che ci troviamo di fronte a un... Per un altro verso invece bisogna essere preoccupati, perché qualcuno ha detto, forse lo stesso Giovanni, che i francesi avevano paura della Le Pen. Il problema è che in Italia nessuno ha paura né di Grillo né di Salvini, quindi, anche perché i preti non fanno il loro mestiere, perché i giornali sono quello che sono, eccetera. Grazie, buone vacanze.